morti non li ho mai accompagnati all'inizio del loro cammino. Nella grande vasca da bagno della residenza diplomatica il corpo è immerso, terrorizzato. La tenerezza dell'acqua può scorticare la pelle, ma non ripulisce lo sporco dell'anima. L'auto militare brucia sul cavalcavia. La bocca del fucile contro la telecamera sul terrazzo. Un incontro di occhi azzurri e occhi neri, senza poter trovare le chiavi di casa. Chi è che per caso ha immortalato il ragazzo davanti al cingolato che scuoteva la mano e il braccio, commuovendo il mondo intero? Eppure, tranne il cannone del cingolato, nessuno ha mai visto bene il suo viso. Il suo nome non lo sa nessuno. E dopo? E dopo? È scomparso senza lasciare traccia. Il mondo, che aveva sparso le sue lacrime per lui, non ha nessuna voglia di andare a cercarlo. Quando sono partiti, erano ancora giovani. Nell'istante in cui crollavano a terra, lottavano ancora contorcendosi per un filo di vita. Quando sono stati gettati nel forno crematorio, i corpi erano ancora morbidi. Cadaveri, senza nome, trasformati in cenere. Un'epoca o una storia infinita, ridotta al massimo a un filo di fumo nero. Ah!